Ok, riprendiamo la discussione sull'introduzione storica che ha portato al concetto di relatività, sia quello galileiano che einsteiniano, riassumo molto brevemente quello che abbiamo visto nella lezione precedente. Allora, la prima intuizione che uno ha del moto è che sia assoluto, cioè nessuno ha dubbi nell'affermare che il gabbiano nella foto a sinistra sia fermo e che la bambina nella foto a destra sia in moto. Il primo che si occupa di analizzare razionalmente il problema del moto è Aristotele nella Fisica nel De Cielo, il quale conclude che prende la Terra come sistema di riferimento, tra virgolette, privilegiato, per la sua natura nasce e si forma al centro dell'universo, che è finito, tra l'altro. E quindi non c'è bisogno di specificare molto rispetto a che cosa, perché tacitamente si assume l'essere fermo della Terra, al centro dell'universo. Questo schema viene messo in crisi già alla sua epoca, perché diversi autori, abbiamo frammenti di diversi autori, che affermano il contrario, che dicono che per quanto possiamo osservare, per esempio, il moto diurno della sfera celeste, sarebbe benissimo lo stesso se le stelle fossero ferme, ma fosse la Terra che ruota. E questo viene messo in crisi dal fatto che, per esempio, ci sono alcuni, come Aristarco, che dicono che in realtà la Terra si muove e ruota su se stessa e anche attorno al Sole, per cui la natura privilegiata di quel sistema viene messa in discussione. Altri frammenti, altri indizi della natura relativa del moto, sono presenti nell'ottica di Euclide e in altri autori come Lucrezio, in cui ci dà nel De rerum natura molte informazioni sull'immagine scientifica del mondo all'epoca, del quale però abbiamo solo, ripeto, informazioni indirette perché non erano scienziati, quindi non abbiamo più le robe originali, e anche qualcosa troviamo in Virgilio. La scienza antica viene, ahimè, dimenticata a causa dell'invasione romana che blocca di fatto lo studio dell'attività di ricerca principalmente nel mondo ellenistico, specialmente Alessandria d'Egitto, e torna in Europa grazie alla traduzione dei testi trovati in arabo, principalmente in Spagna, a Toledo, ma anche in realtà in Sicilia, e poi con la migrazione forzata dovuta alla caduta di Costantinopoli nel XVI secolo. Le prime università nate in Europa è quella di Bologna, e queste università si fondano proprio sullo studio, sull'analisi di questi testi che cominciano ad essere tradotti in latino. Latino è la lingua delle persone colte. Il termine stesso, lezione, lezio in latino, significa lettura. La lezione consisteva nel fatto che l'insegnante andava nell'aula e leggeva il testo. Gli studenti, quelli più fortunati, potevano prendere appunti perché comprare il libro, non c'era ancora la stampa, ripeto, era una cosa estremamente costosa. Per questo la lezione si chiama così, era la lettura del testo. E ripeto, uno degli studenti che viene in Italia per studiare è proprio Copernico, il quale si laurea in legge, in materia amministrativa a Ferrara, c'è la targa commemorativa fuori la cattedrale di Ferrara, e nella sua opera principale, Le Revolutionibus, cioè sulla rivoluzione dei corpi celesti, nella lettera dedicatoria, quella che lui scrive perché si è presentata al Papa, perché si rende conto che sta dicendo qualcosa che va contro la sua stessa religione, dice: io mi sono sempre chiesto come mai nessuno avesse capito bene come funzionano il moto dei pianeti, perché anche perfino lo stesso Tolomeo sapeva che il sistema geocentrico non funziona perfettamente, ma ha delle difficoltà. Dice: così ho cominciato a cercare se qualcun altro avesse avuto qualche altra idea, e ho cominciato a trovarli. Per cui lui dice: no, io non ho inventato niente. Noi chiamiamo sistema copernicano un sistema che in realtà copernicano non è. Okay? Perché Copernico ha fatto che riscoprire una conoscenza di molti secoli precedenti. Però ormai va in uso questo termine, lo accettiamo. E quindi la natura,
relativa del moto viene rafforzata anche da quello, cioè la Terra perde il suo ruolo privilegiato. Ok? Questo pone, abbiamo citato la volta scorsa, la principale obiezione a questo punto di vista, cioè il fatto che la Terra potesse muoversi, è il fatto che, se uno fa un semplicissimo calcolo, si accorge che la rotazione, la velocità di rotazione attorno al proprio asse di un punto che si trova a 45 gradi circa la nostra latitudine è di circa più di 1000 km all'ora. È una velocità elevata, allora perché uno non se ne accorge? Cioè, questa è la principale obiezione. Questo fa sì che sia necessario, e di questo si rende conto Galilei per primo, riformulare l'intera fisica, cioè l'intero modo di vedere, di intendere il cosmo. Ok? E Galileo sfrutta nel dialogo su I due massimi sistemi, sfrutta l'esempio della nave, che abbiamo tra l'altro visto nello spezzone di film di Agorà, in cui dice: se io mi metto in una nave, la nave galleggia idealmente senza scossoni, e nella nave, se io chiudo tutto e non osservo fuori, nella nave posso fare tutti gli esperimenti che voglio e non riesco a rilevare se la nave è in moto o no. Se qualunque esperimento io faccia nella nave, questo non mi dice se la nave si muove o no. È quello che faceva nel film di Ipazia quando questa molla il sacchetto con la sabbia. E che cade alla base dell'asta, no? Perché la nave non si accorge, cioè succede esattamente lo stesso che la nave sia ferma o che sia in moto. Quindi non mi accorgo del moto, tra virgolette, assoluto della nave. E questo è la base del principio di inerzia, è il primo passo verso il principio di relatività, che viene, tra virgolette, formalizzato e sancito e reso quantitativo nella probabilmente più importante opera scientifica mai scritta, perché la chiave che ci dà l'accesso alla fisica quantitativa, che sono i Principia di Newton, 1687. Ok? E qui c'è un altro film up che vorrei farvi vedere, sempre di PSSC, che mette ben in luce quello che stiamo per vedere. Questo è il riferimento a cui siete abituati. Il riferimento è attaccato al tavolo, il tavolo è attaccato al pavimento, questo è attaccato al fabbricato e il fabbricato è ben Sente fissato bene? per terra. Naturalmente abbiamo bisogno di tre bacchette, poiché la posizione di qualsiasi oggetto, come questa pallina, può essere specificata se si usano tre assi di riferimento. Quest'asse di riferimento è puntato nella direzione che noi chiamiamo sud, direzione che qui è diversa dall'altra parte della Terra. Questi altri due assi di riferimento determinano un piano che noi chiamiamo piano orizzontale. In questo film osserveremo il moto di alcuni oggetti nel riferimento della Terra e in altri sistemi di riferimento che si muovono in vari modi rispetto a quello terrestre. Ecco qui un primo esempio. Questa pallina d'acciaio può essere tenuta su da un elettromagnete. Ora io aprirò l'interruttore, poi osservate il moto della pallina. La pallina è accelerata verso il basso dalla forza di gravità lungo una retta parallela all'asse di riferimento verticale. Come vedete, l'elettromagnete è montato su un carrello mobile. Ora realizzerò lo stesso preciso esperimento del dottor Young, ma stavolta col carrello in moto con velocità costante. Il carrello è attaccato con una cordicella al piatto di questo giradischi e viene tirato a velocità costante. Quando il carrello attraversa questa linea, la pallina è liberata, avete visto? Farò partire il carrello dal fondo del tavolo, in modo che quando oltrepassa questa linea potrò pensare che si muove con velocità costante. Vorrei che faceste attenzione, così da seguire la pallina che cade. Sarete d'accordo che la pallina si è fermata esattamente nello stesso posto di prima, quando il dottor Juno ha fatto l'esperimento. Non è altro che la versione moderna di quello che abbiamo visto del filmato di Ipazia, lo spezzone di Agorà. La pallina non è caduta in verticale ed ecco il perché. È stata liberata
In questo punto, se fosse caduta in verticale, dato che il terreno si è mosso durante il tempo della caduta, la pallina sarebbe arrivata qui, un po' indietro. Invece no. Ora ripeterò l'esperimento, ma questa volta osserverete il moto della pallina ripreso al rallentatore. La macchina è qui, il carrello passerà di qui, la pallina cadrà e voi potrete vedermi il moto da lì. Ora ve lo faccio rivedere. Questa volta il cammino della pallina sarà indicato da una linea piana. Penso che siate d'accordo che la traiettoria è una parabola. Questo è quanto si vede in un riferimento fisso rispetto alla Terra. Ma come apparirebbe in un riferimento che si muove insieme al carrello? In un riferimento come questo. Perché possiate vedere come andrà, provvederò a fissare la cinepresa al carrello in modo che si muova insieme ad essa. Ecco. Ora ripeterò le tre. Praticamente è partito il carrello, mi metterò qui, così mentre cade la pallina, avrete nel campo un oggetto fisso come punto di riferimento. Nel sistema di riferimento in moto avrete visto che la traiettoria di caduta è stata una retta verticale, esattamente come quella di prima, quando si è fatto l'esperimento con il carrello fisso. Se noi ci trovassimo in questo sistema di riferimento senza vedere quel che c'è intorno, non potremmo accorgerci con questo esperimento che stiamo muovendoci con velocità costante. In effetti, nessun esperimento ci potrebbe dire che ci muoviamo con velocità costante. Ripeterò ancora l'esperimento. Questa volta non mi metterò qui dietro la pallina che cade, così non vedrete nessun riferimento più. Se guardassi solo questo filmato non potrei decidere se il carrello è fermo o no. È questo che voleva dire Galileo, questo che stava... insomma, che ha toccato con mano in parte senza però riuscire a interpretarlo, perché non era all'altezza a quell'epoca, insomma, dopo 200 anni di blocco di ricerca scientifica non si è più in grado di ragionare in questo modo. Per farvi un esempio, per dirvi la portata del crollo culturale dovuto alla conquista romana, vi faccio questo esempio. Il Vitruvio, uno dei più noti autori romani che la cui opera di architettura ha dato uno degli strumenti principali del Rinascimento, dopo che è stata tradotta, è tornata in auge nel Rinascimento, le persone venivano in Italia a imparare a costruire, perché tutto in alto medioevo non si riusciva più a costruire con la pietra, si vedevano case di fango o di paglia. E Vitruvio dice: una delle strutture naturali più importanti sono per esempio gli alveari delle api, che sono esagonali. E lui diceva sono esagonali perché? Perché le api hanno 6 zampe, che è un'assoluta stupidaggine. Nel Papo di Alessandria, circa 300 a.C., aveva mostrato un teorema in cui se io voglio coprire una superficie piana, il poligono regolare più efficiente, cioè quello che copre la maggior area col minor perimetro, è l'esagono. Quindi il modo migliore per sfruttare la cera è fare esagoni, che non ha niente a che fare col fatto che le api hanno 6 zampe. Però Vitruvio non lo sa più. Quando dice Archimede ha dimostrato che la Terra è una sfera, però dice Vitruvio, quando io uso la livella per vedere se un edificio è in piano o no, com'è possibile fare? Non capisce come mai, se la Terra è una sfera, la livella comunque è la orientale, perché la livella è un segmento rettilineo. Quindi non è in grado di capire l'uso dei modelli che si fa in ambito scientifico. Modelli diversi vanno bene in contesti diversi. Se io sono interessato alla globalità della Terra, è chiaro che la tratterò come una sfera, ma se a me interessa un tratto lungo 2, 3, 4 metri, lì la curvatura della sfera terrestre non è assolutamente rilevante e posso benissimo assumere che la Terra sia
la superficie sia piatta, però questo Vitruvo non lo capisce più. Questa è un'idea del il peso del regresso. Ok, andiamo ad analizzare un pochettino più in dettaglio quanto abbiamo appena visto. Immaginate di avere due persone, vi vedete qua sotto, uno fermo sul marciapiede della stazione e uno sul treno. A un certo istante iniziale chiamiamolo T0, i due si trovano uno di fronte all'altro e quindi le loro coordinate nei due sistemi coincidono. Okay? Il sistema di riferimento della stazione e del treno hanno la stessa origine, quindi la coordinata del viaggiatore rispetto al sistema del treno e del sistema di riferimento della stazione coincidono, che sarà questa distanza, questo segmento delle due testoline dei due viaggiatori. Se il treno parte, che se si sposta, la coordinata x', cioè la posizione del viaggiatore rispetto al treno, va sommata alla distanza percorsa dal treno durante il periodo di tempo t. Il treno si sposta verso destra con velocità u, quindi nel tempo t fa un tratto u per t, per cui la coordinata del viaggiatore rispetto alla stazione x è la somma della posizione del viaggiatore rispetto al vagone più lo spostamento dovuto al moto del treno. Fin qui non c'è problema, mi immagino. Ditemi se c'è qualche dubbio. Okay? E immaginiamo che il treno viaggi con velocità costante. Il modo per passare dal sistema di riferimento del treno a quello della stazione prende il nome di trasformazione di Galileo, cioè il modo in cui quantitativamente descrivo dei fenomeni, degli eventi, da due punti di vista diversi e metto in relazione le coordinate di posizione e di tempo nei due sistemi di riferimento. Se i due sistemi di riferimento sono in moto relativo uniforme uno rispetto all'altro, qui in questo caso il moto avviene tutto lungo l'asse delle x, allora la relazione tra le coordinate x', y' e z' rispetto al vagone e x, y e z rispetto alla stazione sono in questa relazione. Attenzione, si dà tacitamente per vero, per scontato, il fatto che il tempo nei due sistemi scorre nello stesso esatto modo e che le masse nei due sistemi hanno esattamente lo stesso valore. Quindi sono degli assoluti. Il tempo scorre nello stesso modo in tutti i sistemi di riferimento e la massa, misura dell'inerzia, è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Okay? Questo viene dato per assoluto, per scontato, anche perché né nella fisica di Galileo né in quella di Newton ci sono motivi per pensare il contrario. Supponiamo di fare due rilevamenti di posizione in due tempi diversi, T2 successivo a T1. Quindi al tempo di 1 la posizione del viaggiatore rispetto alla stazione sarà x1, che è la posizione del viaggiatore rispetto al treno, x1', più la velocità del treno per il tempo T1. Nel tempo T2 sarà l'analogo con x2, che vale x2' più t2. Calcoliamo lo spostamento rispetto alla stazione e rispetto al treno. Quindi lo spostamento, cioè la variazione della posizione, x2 meno x1, è data da questa differenza. Se togliamo le parentesi, okay, avremo che x2 meno x1 è lo spostamento rispetto al vagone, più lo spostamento del treno nello stesso intervallo di tempo. Okay, quindi il viaggiatore si sposta rispetto alla stazione di quanto si è spostato rispetto al treno, se magari si alza e va in bagno, okay, si sposta nel corso del viaggio, più lo spostamento del treno nello stesso intervallo di tempo. Se dividiamo questa grandezza per la durata dell'intervallo di tempo delta t, abbiamo quella che si chiama la legge di composizione galileiana delle velocità. Il rapporto delta x su delta t, spostamento rispetto alla stazione, è la velocità del viaggiatore rispetto alla stazione, mentre delta x' su delta t è la velocità del viaggiatore rispetto al treno, più la velocità del treno rispetto alla stazione. Questo è il modo in cui si combinano le velocità. Tutto chiaro fin qui? Quindi quanto è veloce il viaggiatore? È la velocità con cui si sposta rispetto al treno più la velocità del treno rispetto alla stazione. Qui ci sono chiaramente dei simboli.
Questa prende il nome di legge di composizione delle velocità. La velocità rispetto a un sistema S è data dalla velocità rispetto al sistema S' più la velocità di S' rispetto ad S. E funziona indipendentemente dai segni. Se il treno va nella direzione delle x crescenti, qui ho più u. Se va nella direzione delle x decrescenti, avrò meno u. Indifferente. Ok? Immaginiamo adesso che il viaggiatore sul treno, mentre va in bagno, ha ahimè un'esigenza impellente, quindi accelera, va più veloce. Ok? Cambia la velocità. E immaginiamo di fare due misure di velocità diverse in due tempi diversi. D'accordo? Questo ci serve perché? Per calcolare l'accelerazione. L'accelerazione non è altro che la variazione della velocità nell'intervallo di tempo. Se la velocità passa da V1 a V2 nel tempo delta t, calcoleremo l'accelerazione come il rapporto tra la variazione di velocità diviso l'intervallo di tempo durante il quale la velocità è variata. Questo posso farlo sia rispetto alla stazione, sia rispetto al treno. Rispetto alla stazione avremo che l'accelerazione delta V su delta t vale la differenza della velocità iniziale e finale, che usando la legge di composizione delle velocità non sarà altro che V2 più U meno V1 primo più U. Ma se vedete, le due U si cancellano, perché appaiono nello stesso modo in entrambe le parentesi. Una volta che tolgo le parentesi, la velocità relativa si cancella. Per cui l'accelerazione che misuriamo nel sistema di riferimento del treno, S' è la stessa che misura chi osserva il viaggiatore dal sistema di riferimento della stazione. Quindi nei due sistemi di riferimento, a patto, a condizione che siano in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, le due accelerazioni sono identiche, che misuro la stessa cosa. Questo possiamo verificarlo in laboratorio. Anziché andare direttamente là, ho fatto un filmato che analizziamo e adesso vi mostro. Qui vedete abbiamo due oggetti in moto. Il trenino della Lego, facciamo un po' di pubblicità che non guasta, quello che usava mio figlio ancora funziona, si muove di moto rettilineo uniforme sul tavolo, mentre il carrello, proprio perché si muove lungo un piano inclinato, è un moto accelerato. Ora possiamo andare ad analizzare i due moti utilizzando il software di videoanalisi che è Tracker. Vediamo di velocizzare un po' la questione, ecco. Identifichiamo l'istante in cui il moto parte, spero che riusciate a vedere bene, e qui stabiliamo la scala dell'immagine, la rotaia, il piano inclinato è lungo 1 metro, quindi in questo modo comunichiamo al sistema la scala dell'immagine. I tempi sono già contenuti nel filmato perché la videocamera registra, sa qual è il tempo tra uno scatto e il successivo, è 1/30 di secondo. E fissata la scala dell'immagine, ripeto, andiamo a identificare per esempio, ecco il trenino, e il sistema ci dà già la sua legge oraria, eccola qui. Questo grafico c'è in verticale la posizione X, in orizzontale il tempo T. Quindi vedete che il moto è uniforme, la velocità è, la legge oraria è una retta, e questo lo segue per tutta la durata del moto, andiamo avanti fino alla fine. Poi si può analizzare il grafico e calcolare la pendenza di questa retta e misurare la velocità del trenino in questo sistema di riferimento. Questo sistema di riferimento è quello in cui stiamo fisso, diciamo, con la cattedra, con il laboratorio o quello che volete. E qui vedete che la velocità vale circa 2,09 per 10 alla meno 1, quindi 0,21 metri al secondo, grosso modo. E questo lo riscrivo qui in questa specie di foglio degli appunti. Dopodiché analizziamo nello stesso sistema di riferimento il moto del carrello, quindi identifichiamo la parte centrale e okay, la tracciamo. E qui ovviamente il moto non è più rettilineo, perché è un moto accelerato. La legge oraria è una parabola. Dalla curvatura della parabola, dalla concavità della parabola, posso dedurre l'accelerazione con cui si muove il carrello.
E in questo caso, visto che accelera verso, nello stesso verso delle coordinate positive, l'accelerazione, la gravità è verso l'alto, anche qui a fine del moto si fa l'analisi del grafico, eccola, si confronta con una parabola, e il sistema mi permette di stimare, per esempio, il coefficiente di t alla seconda, che equivale 0,31. Attenzione, il coefficiente di t alla seconda è la metà dell'accelerazione. La legge oraria è x uguale a un mezzo a t alla seconda. Quindi per avere l'accelerazione devo moltiplicarlo per 2. Oppure analizzo il grafico della velocità. Se prendo anziché come ordinata la velocità vx in funzione di t, questa è una retta. La velocità cresce linearmente. E qui la pendenza di questo grafico mi dà direttamente la velocità, che viene 0,62 metri al secondo quadrato, cioè compatibilmente con quello che avevamo visto prima. Ok? Adesso, e qui viene la parte migliore, posso fare in modo, ecco, questo è il nostro sistema di riferimento, gli assi cartesiani sono orientati come il carrello, si può fare in modo di salire sul treno. Se riesco ad andare un attimo avanti. Ecco, prendo come riferimento non il laboratorio ma il treno, per cui adesso se faccio spostare il treno vedo che il sistema di assi cartesiani viene trascinato col treno, si sposta. Quindi le coordinate di posizione sia del carrello, soprattutto del carrello, vengono aggiornate, quindi vengono misurate nel sistema di riferimento del treno. Ok? Per cui se adesso riguardiamo il grafico di della legge oraria, per esempio, del carrello, avrò sempre una parabola, ma con un aspetto leggermente diverso, la concavità sarà sempre verso l'alto. Vedete che adesso non parte più dal vertice, ma parte un poco prima, okay? Perché la velocità iniziale non è più nulla. E quindi qui, in questo modo, cosa facciamo? Analizziamo, misuriamo l'accelerazione del carrello nel sistema di riferimento del trenino, che è in moto rettilineo uniforme rispetto a quello di prima, quello del banco, del tavolo. Però se lo faccio, vedete che il coefficiente è sempre lo stesso. Quindi l'accelerazione è 2 volte 0,31, quindi 0,62 metri al secondo quadrato. Quindi qui abbiamo misurato l'accelerazione del carrello in due sistemi di riferimento diversi, quello del tavolo e quello del trenino, e abbiamo ottenuto esattamente lo stesso valore. In conseguenza del fatto che l'accelerazione è la stessa, perché? Perché i due sistemi sono in moto rettilineo uniforme. Quando calcolo l'accelerazione, il termine U, il termine di velocità relativa, che appare nella velocità del carrello nei due sistemi di riferimento, si cancella. Quindi se la velocità cambia, di quanto cambia la velocità, ha lo stesso valore nel sistema di riferimento del tavolo o del trenino, a patto che i due siano in moto relativo l'uno rispetto all'altro, in modo, ripeto, rettilineo uniforme. Okay? Quindi l'accelerazione è la stessa. Spero di essere riuscito a convincervi di questo. Ma se l'accelerazione è la stessa e la massa è invariante, la forza è la stessa. Secondo il principio della dinamica, la forza è massa per accelerazione. E quindi, se nei due sistemi di riferimento hanno la stessa accelerazione e la massa è un'invariante, nei due sistemi di riferimento misuro le stesse forze. Ma se misuro le stesse forze, e se le forze sono il meccanismo principale per interpretare tutti i fenomeni, secondo i principi di Newton, allora è chiaro che non posso distinguere sistemi di riferimento in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, perché in questi due sistemi misuro esattamente le stesse forze. Non ho modo di fare una distinzione tra chi è in moto e chi non lo è. Quindi, a patto che, come nel caso della Terra, la Terra sì, ha un punto sulla superficie della Terra, ha un moto circolare, certo, è un moto accelerato. Ma se l'accelerazione è molto piccola, ed è il caso nostro, non mi accorgo della velocità, anche se vado molto veloce. Perché il moto, il sistema di riferimento associato alla superficie terrestre, ha un'accelerazione, ma ce l'ha talmente piccola che non me ne accorgo. Okay? Di conseguenza, se ho sistemi di riferimento inerziali, cioè dove vale il primo principio della dinamica,
e siano questi l'uno rispetto all'altro in moto rettilineo uniforme, non ho modo di rilevare chi è in moto e chi non lo è, chi si muove rispetto a che cosa. Per cui non c'è nessun esperimento che io possa fare che rilevi il moto assoluto. Quindi ciò che ha significato fisico è il moto relativo, il moto assoluto non esiste, non è rilevabile. Perché? Perché la dinamica nei due sistemi è la stessa. Le forze sono le stesse, quindi i fenomeni fisici sono descritti nello stesso identico modo. Quindi per quanto complesso esperimento io possa ideare, nessun esperimento che io possa fare all'interno della famosa nave di Galileo potrà mai dirmi la tua nave è ferma oppure la tua nave è in moto. Okay? Questo è il principio di relatività galileiano, o classico, se volete chiamarlo così, è probabilmente il principio più importante di tutta la meccanica classica. Se dovessimo condensare tutta la meccanica classica in un solo principio, quello è il principio di relatività. Le leggi della natura, che per tempo erano solo leggi della meccanica, sono le stesse, esattamente le stesse, in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Non c'è modo di distinguere fisicamente un sistema da un altro, sono tutti equivalenti. D'accordo? Diversamente invece se è un sistema accelerato, questo sì, l'accelerazione è rilevabile e distingue sistemi da un tipo da un altro tipo, ma in quel caso ho sistemi di riferimento che non sono inerziali. Ok? Ok, questo l'abbiamo appena detto. E questo è, ripeto, il modo più compatto di riassumere tutta la meccanica classica che ha dominato la scena scientifica per quasi 300 anni, con enormi successi. Newton ha unificato cielo e terra, ha dato un quadro interpretativo di tutti i moti osservabili, ha formulato con quattro leggi, i tre principi della dinamica e la legge di gravitazione universale, ha spiegato i moti in cielo e i moti in terra. Non solo, ma applicando questo al livello microscopico si può interpretare tutta la termodinamica, la teoria cinetica dei gas. Quindi era una teoria di enorme successo, un caposaldo. Ma colpo di scena, entra in gioco l'elettromagnetismo. Qui c'è in una diapositiva, due forse riassunte tutto l'elettromagnetismo, okay? Nato dalle osservazioni le prime in Grecia nel quarto e sesto secolo con gli effetti dovuti allo strofinamento dell'ambra e ai minerali magnetici, fino ad arrivare a Coulomb che quantifica la forza di interazione delle cariche elettrostatiche a volta con la produzione della pila e Ampère e Faraday con l'elettromagnetismo. Il tutto viene sintetizzato nella teoria elettromagnetica di Maxwell, in cui si mostra come il campo elettrico e il campo magnetico sono in realtà due aspetti diversi di una stessa interazione, l'interazione elettromagnetica. Okay? Non solo, ma con le equazioni di Maxwell, abbiamo visto, si riesce a prevedere l'esistenza di una perturbazione di questi campi associati, la perturbazione del campo elettrico associata a quel campo magnetico e viceversa, che si propaga come un'onda, soddisfa all'equazione fondamentale delle onde, e la cui velocità è esattamente uguale alla velocità della luce nel vuoto. Per cui questo lavoro ha portato alla conclusione del fatto che la luce è interpretabile come un'onda e le equazioni di Maxwell sono in grado di prevedere qual è la velocità delle onde elettromagnetiche. D'accordo? Questa previsione è stata verificata sperimentalmente da Hertz e da Augusto Righi, da Hertz in Germania e da Augusto Righi in Italia, ed ha confermato quella teoria. E quindi anche questo è un enorme successo. Una teoria unifica tre grandi aree della fisica, elettricità, magnetismo e ottica. Ok? Solo che quindi alla fine del XIX secolo avevamo questi due grossi capitoli di fisica, in da una parte la dinamica di Newton e di Galileo, i principi, e dall'altra il trattato sull'elettromagnetismo di Maxwell. Il problema è che non sono compatibili, non possono stare insieme.
Per quale ragione? Beh, se dobbiamo credere alla dinamica di Newton, quindi ai principi di relatività, non posso ideare nessun esperimento che mi dica se il mio sistema è fermo o è in moto. Quindi il moto assoluto non esiste. Tuttavia, la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell mi dice: guarda che se tu fai variare, se tu acceleri una carica, per capirci, questa emette un'onda elettromagnetica che si propaga con una certa velocità. Quindi, se ho un processo che avviene a una determinata velocità, qualunque velocità diversa da quella mi consente di misurare la mia velocità rispetto al sistema di riferimento nel quale la velocità è C. Okay, queste due cose sono incompatibili, come potrei idearmi di farlo? Beh, immaginate di avere un cannone su un carrello e spariamo un proiettile. Se il proiettile viaggia a velocità C, VC, e il treno viaggia a velocità V grande, io che sono a terra vedo, vi ricordate la legge di composizione della velocità di Galileo, la velocità rispetto a terra è quella del proiettile rispetto al carrello più quella del carrello rispetto a terra. Ok? E qui non ci sono problemi, li abbiamo appena visto. Se faccio la stessa cosa con un raggio di luce, quindi una radiazione elettromagnetica, e prendo ad esempio questa persona con una torcia elettrica su un'auto in moto, se accendo la torcia elettrica, la torcia per esempio ha una velocità C rispetto all'automobile, ma l'automobile viaggia magari a tot metri al secondo, qui 15 metri al secondo rispetto a terra. Quindi se uno sta a terra e vede questo processo, dovrebbe misurare una velocità della luce pari a quella rispetto all'automobile più quella dell'automobile rispetto a terra, quindi C più 15 metri al secondo, non più C. Quindi se questo fosse vero, nelle equazioni di Maxwell dovrei tener conto del moto relativo di sistemi di riferimento diversi, cosa che invece non c'è. E quindi dovrei riuscire a rilevare un moto assoluto. Perché? Perché le equazioni di Maxwell, per come sono fatte, producono, prevedono, una radiazione elettromagnetica che ha una certa velocità. Se io vado a misurare la velocità di quella radiazione e trovo un valore diverso, ho modo di vedere qual è la mia velocità, la velocità del mio sistema, in riferimento a nient'altro. Ok? Per questa ragione si dà un nome speciale a quel sistema di riferimento dove, tra virgolette, valgono le equazioni di Maxwell. Il sistema di riferimento nel quale la velocità della luce è C, nell'ottica newtoniana e galileiana, e questo mezzo, questo ambiente in cui le equazioni di Maxwell producono la velocità della luce pari a C, viene chiamato etere. Poi c'è un'altra questione legata alla interpretazione meccanica delle onde elettromagnetiche. Perché prima della teoria della relatività, l'idea di onda prevede un mezzo nel quale l'onda si propaga. Se voi sentite la mia voce, perché tra me e voi c'è aria. La voce non è altro che un'onda acustica, c'è cioè un'onda di pressione. L'aria cambia localmente di densità e quindi c'è un'onda di pressione che colpisce il vostro orecchio. Rilevate questa fluttuazione nella densità e nella pressione, che è interpretata come suono. Se non ci fosse l'aria, voi non mi sentireste. Ora, se dal punto di vista meccanico, quindi, uno si chiede, ok, ci sono le onde elettromagnetiche, ma che cos'è che oscilla? Qual è il mezzo che fa le veci dell'aria per le onde elettromagnetiche? Questo mezzo viene chiamato etere e in quel mezzo la velocità è C. Domanda, esiste questo etere? Esiste il modo di misurare la velocità di un sistema di riferimento in assoluto utilizzando l'elettromagnetismo? L'unico è andare a fare un esperimento. L'esperimento che ha dato la risposta a questa domanda è stato fatto nell'arco di uno degli esperimenti più ripetuti probabilmente nella storia della fisica, dall'81 all'87, ripetuto moltissime volte, è stato fatto da questi due personaggi, Michelson e Morley, i quali hanno realizzato questo che vedete, il sistema che vedete qua sopra era un blocco di cemento montato su un bagno di mercurio per poter essere ruotato facilmente. Tra un attimo vedete il perché. E questo sistema è un interferometro, tecnicamente si chiama interferometro, e misura proprio
la differenza tra la velocità della luce in due percorsi diversi, uno a 90 gradi rispetto all'altro. Per quale ragione? Facciamo un esempio più semplice per illustrarvi qual è l'idea che c'è sotto. Immaginate di voler misurare la velocità con cui si sposta la corrente in un corso d'acqua. Consideriamo due casi diversi. Abbiamo appunto una barca che in base alla potenza del suo motore può spostarsi rispetto all'acqua con una certa velocità. Okay? Immaginate che ne so, la corrente abbia una velocità W e usi la velocità della barca rispetto all'acqua. Okay? E immaginate di misurare i tempi di andata e di ritorno per una stessa lunghezza lungo la corrente e perpendicolarmente alla corrente. Quindi la nostra barchetta si trova in A, la corrente V va verso destra. Okay? Faremo il viaggio da A a B e poi da B a C e poi da A a C e da C ad A. Da A a B mi muovo perpendicolarmente alla corrente, da A a C mi muovo lungo la corrente. D'accordo? Cominciamo a quel moto lungo la corrente, la barca va da A a C. Quindi se inizialmente si muove nel verso della corrente, la velocità risultante, quella totale, sarà la velocità della barca rispetto alla corrente più quella della corrente rispetto a riva. Quindi da A a C è più veloce di quello che sarebbe se la corrente non ci fosse. Quindi è C più V. Quindi il tempo di viaggio da A a C sarà la lunghezza del tratto AC diviso la velocità totale, C più V. Okay? Quindi chiamiamo AC L, è L diviso C più V. Distanza da percorrere diviso la velocità complessiva. Quando torna indietro, ok, qui tra un poco ci fermeremo, quando torna indietro la velocità della corrente adesso agisce contro la barca, quindi la velocità rispetto a terra sarà quella della barca rispetto all'acqua meno quella dell'acqua rispetto a terra, perché adesso la barchetta si muove nel verso opposto alla corrente, quindi sarà più lenta rispetto a terra, per cui ci metterà di più e il tempo di percorrenza da C ad A vale L, lunghezza del tratto, diviso C meno V. Il tempo totale sarà la somma dei due tempi, che con un pochino di algebra possiamo esprimere come il tempo quindi del moto lungo parallelamente alla corrente è due volte L su C fratto questa specie di questo denominatore 1 meno V quadro su C quadro o V su C alla seconda, d'accordo? Vediamo se riesco ad andare più veloce. Se facciamo la stessa analisi per il moto perpendicolarmente alla corrente, magari questo lo rivediamo la volta prossima, ma intanto giungo alla conclusione, ottengo questa espressione per il moto perpendicolarmente alla corrente. Se faccio il rapporto dei due tempi, vedo che il rapporto dei due tempi non dipende dalla lunghezza del tratto, L si semplifica, ok? E quindi invertendo questa relazione e misurando il rapporto dei tempi, posso misurare V, velocità della corrente, rispetto per esempio a terra. D'accordo? E questa è un'altra simulazione. L'esperimento di Michelson-Morley è consistito proprio in questo. Nella misura dei due tempi di percorrenza di due raggi luminosi in due tratti della stessa lunghezza, ma perpendicolari l'uno all'altro, e misurando la differenza tra i due tempi, cioè il rapporto dei due tempi, uno riesce a misurare qual è la velocità del sistema di riferimento nel quale faccio l'esperimento rispetto a quello in cui la velocità della luce è C. Okay? La sensibilità dello strumento era di 10 alla meno 6 in unità di C, cioè riuscirei a misurare un milionesimo della velocità della luce. Un tipico esempio di velocità che poteva interferire nell'esperimento era quella della Terra rispetto al Sole, che è dell'ordine di 10 alla meno 4, quindi era misurabile. La risposta è: non hanno misurato assolutamente niente. Questo è un esempio di esperimento in cui se non trovo niente prendo il premio Nobel. Hanno avuto il premio Nobel nel 1907 per non aver trovato niente. La velocità dei tempi di percorrenza sono esattamente gli stessi. E quindi
la velocità del sistema di riferimento in cui faccio l'esperimento rispetto a quella in cui la velocità della luce C è 0. Non riesco, comunque, perché hanno messo tutto sul bagno di mercurio? Per ruotarlo, perché magari se per fatalità i miei due bracci sono a 45 gradi con la velocità dell'etere, non misuro niente, no? Però se lo ruoto, di 45 gradi, 13, 20, comunque lo ruotassi, in qualunque epoca dell'anno facessi l'esperimento, perché se lo faccio adesso o ce lo faccio tra 6 mesi, la velocità di rotazione della Terra attorno al Sole si inverte e quindi posso misurare quella di velocità, se idealmente il sistema di riferimento dell'etere fosse quello in cui si trova per esempio il Sole in quiete. Ma comunque non è stato trovato 0B. Le velocità sono le stesse. Quindi non si è in grado di rilevare qual è il sistema di riferimento nel quale la velocità della luce è C, cioè C è la stessa indipendentemente dal ramo, dal braccio dell'interferometro nella quale si muove. Qual è l'interpretazione di questo? Questa è una delle... Per 30 anni circa le persone hanno lavorato su come interpretare questo risultato facendo le teorie più astruse. La soluzione, come sempre succede, è quella più semplice. Peccato, per fortuna, qualcuno è riuscito a pensare con la sua testa e l'ha fatto lontano dall'università, senza conoscere l'inglese, lontano da tutti i circoli accademici, facendo un lavoro molto noioso che gli riusciva, però gli dava tempo libero. Parlo ovviamente di Albert Einstein, ma questo lo vedremo la prossima volta. Per oggi mi fermo qua.